Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi viene ad andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse di me a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti, quasi sempre argomenti che riguardano la collettività, a volte cose mie personali, a volte spaziamo su argomenti su ambito sicuramente superiore, provinciale, regionale e a volte anche nazionale, oltre. Allora, di cosa iniziamo a parlare? Ma intanto il cruscotto oggi segna 6 gradi, quindi rispetto ai giorni scorsi abbiamo dimezzato. Beh, del resto oggi è il 23 gennaio 2023, prima o poi dovevo cominciare a fare un po' di freddino. Ieri con l'occasione per salutare una delle mie sorelle, aveva mandato un video, lei abita in Germania. Beh, diciamo condizioni atmosferiche decisamente diverse, sotto una coltre di neve non indifferente. No, qua da noi tutto sommato temperature, io penso che comunque sono superiori rispetto alla media, oddio 6 gradi, 7 gradi, però c'è un bel sole che fa capolino via. Allora, argomenti, dicevo, ce ne sono davvero tantissimi. A fine settimana abbiamo completato la pitturazione della ringhiera delle Terme Bizantine, adesso dobbiamo dedicarci a un altro piccolo lavoretto all'esterno. All'interno abbiamo ripulito nuovamente, adesso dobbiamo comprare delle attrezzature tipo dei rastrelli, perché abbiamo visto che la rimozione manuale è complicata, la rimozione ovviamente meccanica utilizzando il taglierba non è l'ideale, ovviamente taglierba con lame in plastica per non scalfire assolutamente le pietre. E quindi il prossimo step, quindi il terzo intervento che faremo, lo faremo sicuramente con dei rastrelli che dobbiamo capire quali comprare, in modo che sia tutto fatto dato con una cadenza ciclica, periodica, io penso almeno bimestrale, in modo che tale che il luogo rimanga sempre con erbetta bassa, non troppo alta. Abbiamo preso a cuore, presto proveremo a realizzarci anche degli eventi all'interno o all'esterno, anche in collaborazione con altre associazioni. Se siete interessate potete contattarmi e siamo disponibili anche eventualmente a dare una mano in altri siti, quindi chiederemo alla Sovrintendenza dei Beni Culturali se vogliono darci concessione di poter dare una mano anche eventualmente in altri siti. Ricordo che questo sito l'abbiamo preso a cuore grazie a un nostro concittadino che un giorno ci ha chiesto di intervenire. Da lì poi è nata tutta una discussione anche per il palazzo che ci sta sopra, dovrebbero finalmente partire, spero presto, lavori di riqualificazione delle fondamenta che sono comunque in condizioni pessime. Noi interveniamo in questi giorni, in questi mesi, con i caschetti, perché comunque i balconi sopra sono in pessime condizioni. Facciamo sempre tutto nel massimo della sicurezza. Sono arrivate anche diverse segnalazioni questo fine settimana di abbandoni di rifiuti, tutte situazioni un po' particolari. È arrivato un appello da parte di una nostra concittadina, ho colto ieri l'occasione anche di fare un post inerente in tema. Praticamente c'è un parroco molto conosciuto in città, il padre del Don Rosario Lobello, della chiesa di San Paolo Apostolo in Ortigia, la chiesa che c'è dove c'è il Tempio d'Apollo per intenderci, sta cercando dei divani in buone condizioni, non necessariamente nuovissimi, ma che non siano proprio da buttare, per la propria parrocchia. Stanno allestendo una sala per i giovani, un parroco molto attivo sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista appunto ecclesiale, riesce ad avere grande seguito di giovani, della cosa più importante in assoluto. Dicevo, è alla ricerca di divani, per cui se dovete smaltire qualche divano che magari state comprando quello nuovo, prima di contattare Tegra all'800 179 350, prima di contattare Tegra al numero verde piuttosto che utilizzare l'app K-Trash,
provate a mandare una foto di questi divani a me, o se avete il contatto di padre dottor Rosario Nobello, mandate a lui direttamente. Fatto anche un appello agli operatori Tegra: se dovete in questi giorni ritirare dei divani, ovviamente oltre all'appello lo mandate anche al responsabile di cantiere con preghiera di farlo girare. Se dovete smaltire, trovate dei divani che magari qualcuno ha fatto la procedura, quindi c'è il QR, c'è il numero, dovete ritirarlo, prima di portarlo in piattaforma, contattate padre Rosario Lombello o contattate me, stesso mezzo, per esempio su WhatsApp, mandateci una foto di sto divano e se è in buone condizioni, una volta che lo caricate sul mezzo, così evitiamo di utilizzare mezzi terzi, glielo andate a portare direttamente in parrocchia. È una cosa secondo me molto intelligente e soprattutto utile alla collettività. Allora, ieri ho colto l'occasione di questo post anche per ribadire un concetto molto importante. Fosse noioso, però siccome il fine è quello che poi giustifica i mezzi, è necessario ribadire questo concetto. Il concetto è: abbiamo un gestore che per 7 anni si è aggiudicato un appalto, ok, ed è la Tegra. In questo contratto di appalto che ha firmato Tegra, è previsto a partire dal terzo anno, che è questo, la realizzazione di almeno un centro di uso. Cos'è il centro di uso? Allora, la faccio breve. Il centro di uso sarà quel luogo dove i cittadini potranno entrare, vedere che quel tostapane gli piace, quello scaffale, quel mobile, quel frigorifero, che magari ha avuto dei piccoli lavori di manutenzione fatti dalla stessa Tegra. Quindi un luogo dove i cittadini possono portare il proprio, tra virgolette, rifiuto, chiamiamolo così, ma in realtà la nomenclatura non è corretta, perché non è ancora un rifiuto. Nel momento in cui oltrepassa le porte del CCR diventa un rifiuto, ma se non oltrepassa le porte del CCR può essere gestito come un bene da riutilizzare. Quindi dicevo, questo divano, utilizziamo il termine quello a corrente, questo divano, se io lo porto al centro riuso, poi padre Rosario Lombello potrà guardarlo, gli piace, se lo prende e se lo porta. Questo attiva la buona pratica del riuso, è previsto già nel capitolato speciale d'appalto. È stato ovviamente, come tutte le cose fatte dalla politica, fatta in maniera male secondo me, ma va bene. Ok, il comune di Siracusa deve individuare un'area, ovviamente di sua proprietà, di sua competenza, dove realizzare questo centro di uso. Individuata l'area, poi spetta al gestore Tegra andare a gestirlo. Quindi capite, ci sono almeno 2 passaggi molto importanti, ma il grosso è fatto, ovvero è già previsto. E la cosa è già pagato, sì, perché è compreso già nel canone che annualmente Tegra riceve dal comune di Siracusa, quindi pagato con le tasse dei contribuenti siracusani. Quindi non serve chissà cosa, serve un'amministrazione comunale, e qui lancio l'hashtag, lo ripeto nuovamente, programma Siracusa 2023, un'amministrazione comunale che abbia a cuore il riuso anche in questa città, abbia a cuore le necessità dei singoli cittadini, quindi abbia a cuore le necessità in questo caso di padre Rosario Lombello nel avere necessità di divani per la propria comunità, e che si realizzi tutto questo percorso. Appunto, deve esserci un capofila, quindi un'amministrazione dirigente che permetta di realizzare tutto questo. Io questo messaggio l'ho mandato anche ieri al gestore, il quale mi ha risposto con un like. Io lo capisco, capisco che poi tra il dire e fare, noi al gestore abbiamo avanzato nel tempo tantissime iniziative, spessissimo ci hanno risposto con il like, però poi non ci siamo mai tramutati nell'operazione, semplicemente perché secondo me il gestore aspetta la volontà politica, non fa nulla, perché ovviamente è un'azienda privata, l'azienda privata ha l'interesse ad avere, lo dico anch'io da piccolo imprenditore, avere più lucro possibile, quindi di loro iniziativa difficilmente fanno qualche cosa se non viene pensato dalla politica atta a spendere soldi. Faccio un esempio: io ogni tanto batto i piedi sullo spazzamento delle strade in questa città, non lo fanno mai, batto i piedi sulla derattizzazione,
non lo fanno mai, lo fanno in seguito poi ai miei post polemici, si attiva qualche guardia ambientale, aspetta, si chiama ispettore ambientale, e allora poi l'assessorato, il sindaco, e allora mandano l'operatore Tegrano ad andare a mettere i sistemi di derattizzazione. Non basta, serve un qualcosa di, io utilizzo ogni tanto il termine programmazione, serve qualcosa di programmato, serve che realmente venga pubblicato un calendario dove c'è scritto, in questo calendario consultabile da ogni cittadino, che quel giorno verrà fatta la derattizzazione in quella via, quel giorno verrà fatto lo spazzamento di quella via. Questo avviene in questa città? Ovviamente no. Demandiamo ai nostri futuri amministratori questa pillola di programma. Hashtag programma Siracusa 2023, da qualche giorno, da qualche settimana già stiamo mettendo le nostre pillole di programma che vanno poi accolte dai nostri futuri amministratori. Leggo già di persone che stanno candidando al Consiglio Comunale, presto leggerò anche i nomi dei candidati sindaco o sindaca, se ce ne saranno. Andremo a bussare loro, gli diremo: guardi, noi siamo dei comuni cittadini, vogliamo migliorare la nostra comunità, voi cosa fate per noi? Voi cosa ci offrite in termini di accettare le proposte? Accettate la proposta TAP, la proposta questa, la proposta quella, la proposta quella, rifiuti? Sì? Bene, vi supporteremo. Siete come gli attuali amministratori comunali di Siracusa, atti solo a fare i propri interessi? No, mi spiace, noi saremo bastian contrario tutta la vita. Bene, penso di essere stato abbastanza lungo, non noioso, perché poi sono, io dico sempre, oramai utilizzo la formula lungo e noioso, però mi rendo conto che le persone apprezzano. Ieri sera ero con mio figlio sul tardi, dovevo andare a un appuntamento con un suo compagnetto che è saltato, ho detto: senti, avevo visto un po' tristino, che faccio, lo mangiamo un panino? Vabbè, siamo andati a un amico a mangiarci un panino, e nella veranda dell'amico una signora mi fa: lei è Salvo Russo, la seguo ogni mattina. Io la ringrazio, sono contento. Quindi, bene o male, poi cosa volete, Siracusa è un grande paese, che siamo 112-117 mila persone, per cui grosso modo ci si conosce tutti, per cui grosso modo penso che se fai del bene, il bene ti ritorna. Io cerco di vivere la mia vita in maniera molto umile, cerco di rispettare tutti al limite del possibile. Mi arrabbio, come una cosa che ho visto dire, quando vengo calpestato, quando i diritti dei nostri concittadini vengono calpestati. La mia arrabbiatura verso il sindaco di Siracusa la conoscete tutti. Io, per me è una bravissima persona, ma dal punto di vista politico ha fatto solo danni. Solo un esempio su tutti: ha cancellato Tappami, ha revocato Tappami in questa città. Questo dà molta luminosità alla sua scarsezza politica, alla sua inconsistenza politica, perché qualsiasi altro amministratore avrebbe utilizzato Tappami per far luce al lavoro che lui ha fatto. Lui invece ha speso solo soldi pubblici e le strade ce le abbiamo scassate. Va bene, verrà il tempo dei giudizi, verrà il tempo dei nuovi amministratori. Io spero che in questa città torni una normalità, sicuramente tornerà il Consiglio Comunale, vedremo che saranno i prossimi, quanto saranno, 32 credo i consiglieri comunali, ci sarà una nuova giunta, spero, auspico davvero che ci sia un nuovo sindaco con una visione di comunità, di collettività, e non la monarchia che c'è stato in questi ultimi 3 anni in questa città. Bene, anche qui oggi sono andate, io devo finirla con gli attacchi, effettivamente poi mi fanno passare come quello che è arrabbiato. Sì, sono arrabbiato, però vabbè, avrei tantissime altre cose da dirvi, ma non voglio annoiare nessuno più di tanto, me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo, ciao.